vedono. Buon pomeriggio dallo stadio Gobbato di Pomigliano. Le pantere del presidente Pipola che affronteranno oggi nel recupero della sesta giornata di campionato il Perugia, partita che non fu disputata il 20. I due mister, che formazione hanno scelto? Mister Mancini scende in campo: Dodds, Pinna, Balbi, Moraca, Ferrandi, Chiamù, Schioppo, Lombardi, Cox. A disposizione assistenti De Simone Dattilo, sempre la sezione di Roma 1. Ecco. Tra parte il Perugia, che è penultimo in classifica con 4 punti e 8 gare disputate, quindi altre 4 da recuperare. Sono già partite adesso le ragazze, parte forte la formazione di Mister Esposito proprio con la nuova, il nuovo acquisto con Donza, e poi c'è subito il gol della Pinna, quindi nemmeno 16 secondi passati al nostro cronometro, e il Pomigliano con il numero 9 Pinna sblocca subito il risultato, quindi un gol lampo Romina Pinna dopo 16. Sono già partite adesso le ragazze, parte forte la formazione di Mister Esposito proprio con la nuova, il nuovo acquisto con Donza, e poi c'è subito il gol, che sia il gol più veloce mai fatto da Dodds. Fa un assist sempre qui ad allenarsi, quindi grande merito a queste ragazze che anche durante le festività natalizie sono state qui, soprattutto per il Capodanno. E adesso la Giulia Ferrandi prova il pallonetto, c'è il raddoppio di Giulia con questo tiro, anzi no, è stata la Moraca che ha segnato, la 22 Moraca ha segnato, cioè il gol del... Queste ragazze che anche durante le festività natalizie sono state qui, soprattutto per il Capodanno. E adesso la Giulia Ferrandi prova il pallonetto, c'è a centrocampo e c'è il bellissimo raddoppio della Moraca. Uno spumeggiante Pomigliano dopo il Capodanno segue con 17 punti, ma 3 gare a recuperare. Pomigliano al Gobbato, il risultato già è stato messo in cassaforte. Qui c'è una conclusione dalla distanza del Perugia, è stata bravissima la Balbi a parare su questo tiro del numero 7 Biselli. La giovane Ilaria Lombardi su tutti, Lombardi abbiamo parlato. Attenzione, c'è questa azione del Perugia, c'è una grandissima parata della Balbi. Poi ancora un'altra conclusione, proprio il portiere Maria Grazia Balbi, però si è fatta trovare pronta Perugia per evitare la capitolazione della propria porta. Ancora i grifoni che attaccano con Di Fiore la conclusione, e questa volta è l'esperienza di Emanuela Schioppa a liberare l'arbitro. Il Pomigliano ancora in attacco, pallone dentro per la Moraca, si gira, riesce a superare un'avversaria, bel tiro. Conclude, è bella la sua conclusione. In qualche modo respingono le ragazze della con la Pinna. In questi casi è salita sul molto secondo palo sotto porta. E infatti adesso invece c'è il pallone per e quello era il palo della Cox, che di solito in quella posizione non sbaglia. Conclusione direttamente verso la porta di Maria Grazia Balbi. Secondo questa conclusione della Timo è direttamente in porta. È il suo tiro che non avrebbe creato problemi alla Balbi. La Cox vede la Dodds e quindi buono il passaggio per la Dodds in profondità, vediamo se riesce a mantenere il pallone in gioco, ci riesce, bellissimo questo controllo della Dodds, Mary Russo, vediamo la sua che conclusione, ci prova con la al 33° minuto di gioco, c'è una partita la Serluca. Sì, sicuramente ha di fronte una delle ragazze più forti. E adesso c'è ancora la Dodds che recupera questo pallone, a tu per tu con la Baiol, estremo difensore del Perugia, Baiol, che ha chiuso in calcio d'angolo. La Ferrandi, questo lancio basso, però rilanciato da un difensore del Perugia, adesso è ancora la smalta sulla traversa. Si sta difendendo bene. Si sapeva che contro la capolista non era facile. E adesso c'è la Pinna che viene ancora anticipata dalla Baiol, però la Pinna ancora con il pallone tra i piedi. In più perché esatto, il portiere era uscito. E anche in questo caso c'era la Moraca, si fa vedere la Dodds, viene servita adesso. Vediamo adesso se riuscirà a raggiungere quest'altro pallone. Però la Dodds, e ci riesce anche. Stanno chiedendo troppo la Dodds in quest'oggi. E adesso la Dodds che ha provato questo posto. È ancora un'altra grandissima occasione per la Dodds. Pomigliano spumeggiante che conclude questo primo tempo con 2 gol di vantaggio grazie a Pin.
marchio del direttore di gara che arriva in questo istante. La Moraca aspetta lo scatto delle sue compagne, la pinna che non ci crede perché ha visto uscire il portiere. Sono pericolose Baio. Queste uscite del portiere, che fino a deve qui fare gli straordinari come lei. Vediamo se ci sarà il cross al centro oppure la conclusione della destra in porta. Infatti c'è il tiro in porta direttamente. L'intenzione era buona, il tiro non ha centrato lo specchio del Perugia, ma è ancora a recuperare il pallone Gaia Picella con la Dodds, scambia la Mary Lusso con la Dodds, entra in area di rigore Dodds, tiro e ancora una grandissima parata della Baiol, ancora un grande Pomigliano, terzo gol. E in questa gara il portiere del Perugia sta facendo il 50%. Assolutamente, ancora il Pomigliano con la Moraca, vediamo che cerca il gol e lo trova, bellissimo il gol al nono minuto della Moraca. Giuseppina Moraca mette dentro assolutamente, ancora il Pomigliano con la Moraca, vediamo che cerca il gol e lo trova. La Dodds nel primo tempo da una posizione più defilata e adesso la Moraca ha battuto per la terza volta la Baiol. E doppietta per... Vediamo questa conclusione di Mary Lusso. Il suo tiro è... C'è ancora l'estremo difensore. Si trova di fronte del... un portiere. Essere sull'1-0 ovviamente pone già una squadra su un'altra posizione. Quindi complimenti a Romina Pinna. E come dicevamo prima, non cambierà nulla a recuperare un buon fallo laterale in fase d'attacco. La mano ha il problema di girarsi. La Moraca si libera del tiro. Difficile da parare per Baiol. La massa. Pallone arriva largo. E Mary Lusso, un'ottima occasione. C'è questo bellissimo pallone al centro di Mary Lusso. Il Pomigliano al 32. Gol con la mano. Quindi sblocco. Pallone arriva largo. E Mary Lusso, un'ottima occasione. C'è questo bellissimo pallone al centro di Mary Lusso. Arriva quarto gol per il Pomigliano con Noemi Manno. Il Pomigliano si porta sul 4-0. Si propone una miroballo, infatti viene vista subito dalla Cox e viene servita. La miroballo mette dentro questo pallone, ancora per la Manno. Si gira, controllo e giro e tiro della Manno ed è ancora bravissima la Baiol. Che al 42esimo toglie dalla porta. Sta giocando veramente bene questo scampolo di partite che le è stata concesso, Carmen. Bellissimo questo lancio dentro a servire la Domi. E la Domi, bellissimo assist della Miroballo. 4 minuti in questo istante al nostro cronometro, ancora il Pomigliano in fase d'attacco e arriva questo pallone, questo colpo di testa della Schioppo, se non vado errato, che termina di pochissimo alto sulla traversa, quindi scatta il 90esimo e il Pomigliano vince 4-0. Pomigliano per questo recupero, Carmen, Pomigliano che si attesta alla prima posizione.